se si truccano i conti è una cosa molto grave, e chi l'ha detto deve dire dove sono stati truccati e chi li ha truccati, quindi dovrà rispondere l'autorità giudiziaria. Presidente, ma il governo aveva garantito l'appoggio ai manager della Popolare di Bari? Ha avuto modo di sentire gli audio usciti oggi su Fanpage in cui De Bustis e Giannelli dicono di fatto i conti della Banca Popolare di Bari sono truccati, ma tanto abbiamo il governo e Banca Italia dietro, ci salviamo. Che ne pensi? È grave che lo abbiamo detto, poi ovviamente ne risponderanno alla magistratura e a chi gli chiederà conto di queste frasi, e i fatti hanno dimostrato che non c'era dietro nessuno. De Bustis millanta nel momento in cui dice il governo, ci abbiamo le spalle al governo. Dovete chiederlo a lui. Voi non avete mai pensato di salvare i manager di quella banca e di provare a trovare una soluzione? Nessun governo può pensare di salvare nessun manager di nessuna impresa, a maggior ragione un'impresa che gestisce risparmio, questo è escluso. È evidente che l'ossessione del governo era ed è salvare i risparmiatori e dare certezza ad una banca che per 50 anni ha fatto crescere la Puglia e che negli ultimi 7-8 anni ha fatto degli errori che saranno oggetto di una valutazione sia della vigilanza che degli inquirenti. Però lei che è anche pugliese, no? Una banca il cui stesso amministratore delegato dice il responsabile filiale avete truccato i conti, com'è possibile che non se ne sia accorto nessun altro per tutti questi anni? Chiedo anche un suo giudizio sulla vigilanza di Banca d'Italia. Capito, allora, diciamo, chi ha detto queste cose dovrà spiegare che cosa intendeva, perché se si truccano i conti è una cosa molto grave e chi l'ha detto deve dire dove sono stati truccati e chi li ha truccati, quindi dovrà rispondere l'autorità giudiziaria. È evidente che chi fa le verifiche ha degli strumenti diciamo, connessi alle regole che tutti conosciamo. Se poi qualcuno cambia le carte in tavola, come è successo in alcuni casi molto gravi della storia, se ne possono solo accorgere i magistrati ex post quando i bui sono scappati. Purtroppo queste sono cose che accadono, non so se questa è una vicenda simile, vediamo ora, cerchiamo di capire questi audio, se sono audio che rispondono a fatti realmente accaduti o erano riflessioni tra due persone che facevano delle supposizioni. È bene che lo facciano i magistrati questo lavoro. Chiederete chiarezza anche appunto a Banca d'Italia, però, no? che ora ha in mano la banca. Penso che sia interesse di Banca d'Italia far chiarezza, anche per la credibilità di Banca d'Italia. Quello che noi non possiamo fare è fare processi sommari ad un'autorità indipendente come Banca d'Italia, questo è scorretto. E ci sono gli strumenti in Parlamento per chiedere conto a Banca d'Italia di cosa è stato fatto. È sgradevole quando lo fa la politica in piazza facendo processi sommari. Ultima cosa, davvero, i renziani dicono è la prova, questo audio, che qualcuno sapeva del decreto per salvare la Banca Popolare prima che lo sapessimo noi, no? I renziani sostengono che loro l'hanno saputo il giorno stesso. Non commento più le cose che dicono i suoi alleati di governo. No, insomma, lasciamo perdere, è meglio, evitiamo di parlare di banca, parliamo di politica, perché la politica è una cosa nobile.